Mm-hmm. Torna a parlare ancora una volta di giochi per Nintendo Switch. È un gioco che sicuramente molti di voi ne avete sentito parlare. Sarebbe una sorta di seguito di una saga che era già iniziata su Wii. Può piacere o non piacere. Nintendo Switch Sports. Allora, sul lato visivo vi potrei dire che è molto semplicistico. Allora, le ambientazioni molto fumettistiche carini da vedere, niente di speciale, anche i personaggi, se vi stavate aspettando i cosiddetti mi che erano già presenti su Wii e Wii U, qui non ci sono, sono personaggi un po' più diversi che alla lontana mi ricordano un po' quelli di Splatoon e tutto sommato ci stanno, almeno abbiamo i nostri avatar o gli avatar personalizzati, carini, più animati, meglio rispetto a quelli su Nintendo Wii e Wii U. Tutto sommato, graficamente posso dire che, ok, non è il capolavoro che uno si aspetta, vabbè dai, tanto uno non guarda quello, guarda tutt'altro. Audio vi dico che allora, effetti sonorici sono quasi tutti quelli che ho sentito sulla versione per Nintendo Wii e anche Wii U, con l'aggiunta di nuovi, niente di che. Musichette sono più musichette di sottofondo di accompagnamento, niente di speciale ovviamente. E comunque non ci si aspetta, chissà che cosa, poi il gioco è tutto doppiato in italiano. Allora, quando acquistate il gioco per Nintendo Switch Nintendo Switch Sports viene data questa confezione un po' più grande rispetto a quella basilare, che ovviamente è in cartoncino. E cosa è contenuto all'interno di essa? Ebbene, mm. ovviamente, il vostro gioco. E anche questa cinghietta in cui ci dovete mettere qui dentro, questa custodietta, il vostro joystick della Nintendo Switch. E come funziona questa cinghietta? Facilissimo, ragazzi. Bisogna semplicemente mettervela intorno alla gamba, in questo modo come sto facendo io, e voilà, lo agganciate con il velcro. E in questo modo voi siete pronti per fare la vostra partita, soprattutto calcio. Che vi devo dire, Nintendo Switch Sports. È praticamente una raccolta di giochi sportivi. Se avete giocato a giochi tipo uh, Wii Sport, Wii Sport Resort e tanti altri dell'omonima saga, usciti anche sulle precedenti console grandi per Nintendo, ebbene, qui siamo sulla stessa barca. Praticamente ci sono discipline sportive che sono tennis, bowling, ciambara, pallavolo, volano, calcio e stanno per aggiungerci anche il golf. Allora, ci sono tre modalità di gioco praticamente. Possiamo fare o in locale con quattro giocatori, possiamo fare anche addirittura le partite online e non è che cambia molto, ti cerca solamente i giocatori online. Ogni volta che facciamo gli sport presenti, allora partendo dal tennis funziona che partiamo giocando semplicemente a tennis prendendo uno dei joy con e giocando come se Dobbiamo giocare a tennis e fare ovviamente i colpi doppi, top spin, slice e pallonetti ed è sempre due giocatori per area di campo. Bowling c'è quello semplice che noi dobbiamo semplicemente lanciare la palla contro i birilli, c'è quello classico e quello un po' più diverso dove compaiono ostacoli e deviazioni che dobbiamo fare il tiro perfetto per beccare i birilli. Questa è una bella aggiunta. Ciambara praticamente è. Siamo ai bordi, anzi praticamente su una piattaforma in mezzo a una piscina e dobbiamo buttare giù l'avversario a colpi di spada, sia con la spada normale che anche addirittura due. E, ed è tutto interessante tra il fatto di eh, colpire gli avversari, fare le parate, tutto. Poi pallavolo praticamente è a due giocatori per area. Sapete come funziona la pallavolo? Beh, se sapete come funziona, ok. Volano è la stessa cosa per quanto riguarda il tennis, solo che siamo un giocatore per area e dobbiamo colpire il volano e lanciarlo dal nostro avversario e non colpire la rete e fare punti, ok? Calcio, praticamente, questo è il gioco più diverso di quelli che hanno aggiunto. Praticamente, questo è il gioco dove possiamo usare la fascia per la gamba, ma in quel caso si usa solamente per i rigori. Nelle altre occasioni, invece. Si usano i due joystick per simulare il movimento delle gambe. Quella è una cosa un po' sbagliata. Io avrei preferito piuttosto che si giocasse a calcio con tutte le due fasce sulle gambe e si corresse con quello. Sarebbe stato forse più interessante. Questo è un peccato. Poi, quanto riguarda il gioco del golf, che non l'hanno ancora aggiunto, io vi giuro, ho già scaricato gli aggiornamenti, che mi ha aggiornato sia i Joy-Con che il sistema operativo. Non ha aggiunto niente, il gioco del golf dovrà prima o poi arrivare, ma non si sa quando. Volete recuperarlo? Beh, se siete grandi fan della saga che è comparsa sulla Wii, Wii Sports e Wii Sport Resort, che Wii Sport Resort vi dico che è molto più completo, qui ha perso un po' qualche, qualche gameplay, intendo qualche minigioco, però tutto sommato si può provare a dargli una possibilità se volete allenarvi e tenervi in forma.